si sono infranti contro il pesantissimo gancio sinistro di Antonio Moscatiello i sogni tricolore di Paolo Lazzari. Ieri sera nella bolgia del Palanguissola si è combattuto per il titolo italiano dei pesi welter. Sono risultate sufficienti 3 riprese al pugile milanese per incendiare il nutrito gruppo di tifosi giunto da Milano, ma soprattutto per mandare KO l'allievo di Giordano Mosconi. Attimi di apprensione subito dopo quel fulmineo colpo che ha mandato in tilt Lazzari, che si è però ripreso subito dopo, e la sua analisi del match dimostra ancora una volta grande lucidità. Ho preso un destro qua sotto nella bocca dello stomaco, difatti alla fine della seconda ripresa volevo rimanere in piedi perché non l'avevo digerito. È iniziata subito la terza ripresa, ho sbagliato, volevo recuperare quel colpo che avevo preso e ho preso un gancio, adesso non mi ricordo neanche che pugno ho preso ed è andata così. Era dura, faceva molto male, ho sbagliato qualcosa, ero tranquillo ma ho sbagliato a voler fare troppo, poi sentivo caldo, ma comunque tanto merito al mio avversario che anche lui aveva caldo e tutto quello che aveva. Una grande lucidità da parte tua nell'analizzare il match, cosa serve adesso per ripartire? Per ripartire non lo so, ho preso una batosta che in 17 anni di pugilato non l'ho mai presa, stasera ho preso dei colpi abbastanza duri, non riuscendo a contraccambiarli, vedremo. Lì sono colpi che vai giù, c'è niente a fare. C'è grande delusione. Non può stare in piedi con quei colpi lì, purtroppo il pugilato è questo. Antonio Moscatiello è il nuovo campione dei pesi welter per Paolo Lazzari. Non sarà affatto semplice smaltire la prima sconfitta in carriera e cercare la dura strada della rinascita sportiva. Paolino adesso starà fermo un po', poi quello che farà lo deciderà lui, come Sabau. Sono pugili di valore, sono pugili che sono arrivati a fare dei traguardi e delle situazioni che altri non ci sono mai arrivati. A me dispiace perché immagino l'allenamento che abbia fatto Paolo. Ne sai qualcosa? Sì, ne so qualcosa. Immagino l'allenamento, che sono allenamenti di 2 mesi con dieta e tutto, che non è semplice. Dispiace tantissimo perché... Giustamente, ci sono i margini per una nuova corsa al titolo? Sì, ci sono i margini, però deve ritornare, cioè deve migliorare soprattutto, secondo il mio punto di vista, nel doppiare i colpi, perché a certi livelli se tu non doppi i colpi non puoi andare avanti. Doppiare i colpi è la base per certi livelli.